Salve bella gente, qui Gabby ed eccoci a un nuovo episodio di The Stanley Parable. Adesso noi potremo uscire dal nostro ufficio e continuare la nostra avventura, ma se invece chiudiamo la porta e rimaniamo dentro, cosa succede? Ma Stanley semplicemente non poteva reggere la pressione. Non posso prendere decisioni, ho troppa paura di uscire da questa camera. Starò tutto il giorno davanti al computer. Da buon nerd che si rispetti, sì. Invece di andare in giro a rischiare la mia vita, me ne sto qui seduto, questa bella sedia comoda da ufficio. Magari ogni tanto rispondo al telefono un po' per avere un minimo di vita sociale e sto qui. Stanley aspettò, passarono le ore, i giorni, forse anche gli anni. Non era più capace di affermarlo con certezza, ma una cosa la sapeva con certezza: che se avesse aspettato abbastanza, la risposta sarebbe giunta. Sì, che bello, non posso uscire però, eh? No. Ok, aspetterò la risposta, sì. Non vedo l'ora. 427, sono io, l'impiegato 427, questo è il mio nome più o meno. Ok, sì, lo sto aspettando. Dai. Mi ha trollato il narratore. Mi ha trollato. Mi ha dato tutta la sensazione che stesse arrivando qualcosa, invece, tam. Fine, ha fatto ristartare il gioco. Mamma mia, che troll sto narratore. Vabbè, continuiamo. Non vedo l'ora di raccontare questa storia ai colleghi. Vabbè. Vedete, cambia anche le frasi. Quello che comunque volevo fare in questo episodio di The Stanley Parable, intanto era prendere la porta di sinistra e per ora seguire quello che ci dice il narratore. Infatti adesso andremo nel suo ufficio. Ok, se non ricordo male, era qua sulla sinistra. Eccolo qua, l'ufficio del nostro capo, col suo bel pianoforte. Sì. Ok, sapete una cosa? Questa volta provo a premere il codice, a scriverlo prima che lui me lo dica. Quindi qual era? 2, 8, 4, 5, se non ricordo male. Ma Stanley era così frettoloso di proseguire la storia. Non ti lascio parlare, io so già tutto! Sono io il narratore! Ah, vabbè, un po' di musica New Age. Adesso mi va a mettere. Balliamo un po'. Tan 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 tan. Come potete vedere in questo gioco, ogni scelta influisce sulle cose. Questa volta ho scritto il numero prima nel tastierino. E vabbè. Wow, si sono pure chiuse le finestre. Ok, andiamo avanti. Adesso prenderò l'ascensore e andremo nel Mind Control Facility questa volta. Voglio vedere cos'è, voglio scoprire cosa ci nasconde il nostro capo. Ok, stavo scendendo nelle profondità dell'edificio. Sì. Come se sentisse. Sì, voglio sapere la natura del mio lavoro. Questa volta lo andremo a scoprire finalmente. Io penso che tutto c'entri con il Mind Control Facility. Dato che la scorsa volta lo abbiamo evitato, abbiamo preso la via d'uscita che invece ci ha portato alla nostra morte, questa volta andremo nel Mind Control Facility. Ok. Stanley arrivò in una stanza oscura, l'improvviso narratore, e vide un bottone in mezzo a questa stanza. Questo bottone aveva una lampadina. Stanley, incuriosito, la premette. No! Ma cos'è questa cosa? Cosa ci sta nascondendo il capo? Sì. Io penso, sono sicuro che lui è una persona malvagia. Un altro pulsante con una telecamera. Wow! La loro vera natura, il loro segreto. Tutti gli impiegati. Siamo tutti stati spiati da questa specie di grande fratello. In quello schermo c'è pure scritto qualcosa, ma non riesco a leggerlo, cavolo. E cosa devo fare? Cos'è? Cos'è? Tutti questi anni, tutto il mio lavoro spiegato, anche mentre andavo in bagno. Tutto, tutto. No, sì, è veramente orribile. Anche pure gli impiegati, alcuni hanno la scritta fired, sono stati licenziati. Sì. È questo Mind Control Facility, praticamente tutte le nostre emozioni sono state controllate. Non ho mai, mai provato qualcosa di vero. È sempre stato il capo a farci provare le cose per noi.
Non abbiamo mai avuto il potere sulle nostre decisioni. È sempre stato tutto così. Sì. Cieco di fronte al mondo. Sono un esperimento. Sono qualcosa di indefinito. Il cuore dell'operazione. Mind control status offline. Quindi quello che è successo, penso, è che il narratore, dato che è il capo, e ci controllava tutto questo tempo attraverso questo macchinario, ma adesso ha deciso di liberarci in qualche modo, dato che adesso è offline. Per ora eravamo sempre stati controllati. Sì, penso che questa sia la stanza per porre fine a questo delirio. Porremo fine insieme a questo delirio. Qui c'è il pulsante off e on. Qui potremmo decidere se porre fine oppure accenderlo. Possiamo pure accenderlo. Ma aspettate, se il narratore vuole che io prema il pulsante off, lui se lo aspetta che io prema off. Lui vuole quello, secondo me. Ma io posso premere on, accendere il macchinario e riattivarlo, ma in questo modo sarò io questa volta a controllare il narratore. Secondo me va così. Quindi sì, io premerò on questa volta, è stata la mia scelta. Sì, li ho attivati io, perché adesso sarò finalmente io il padrone del mondo. No, non sono io, perché lo schermo è rosso, con un rosso minaccioso. No. Come non è quello che sembra? Sarei dovuto andarmene e spegnere il macchinario e uscire? Ma io cosa ho attivato allora? Dovrò fare di meglio. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent. Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency. Il mio DNA era controllato, hai pensato tutto, bastardo. Il narratore è troppo intelligente, mi ha fregato un'altra volta. Ci sono dei detonatori nucleari, ci sono delle testate nucleari. Oh no. Oh no. Quanto manca la detonazione? Due minuti! No. Come fare? È il mio momento di gloria per salvarmi. 1:51 per salvarci la pelle. Qua ci sono dei pulsanti. Dobbiamo dare un'occhiata a questa stanza. Allora, come salvarci la pelle? Allora, you have 3 attempts remaining. Ho 3 tentativi. C'è un pulsante rosso qui. Intanto do un'occhiata, appunto, per vedere. C'è una porta, forse possiamo fuggire. Fammi uscire. Lo sapevo. Ok. Pulsanti verdi. Charge. Se li premo non succede niente. Dove sono i miei colleghi? Mi sta per dire dove sono i miei colleghi. Li ha cancellati. Ha spento il macchinario. Mi ha liberato. Lo sapevo. La mia teoria allora era vera. Allora, in questo schermo, pulsante giallo. Pulsante giallo. Penso che dobbiamo trovare un pulsante giallo. Eccolo. Pulsante giallo. Come incorretto? Allora, cioè, questo invece viola è il pulsante 2. Numero 2. Lui sta tentando di distrarmi, mi sta raccontando la storia, ma lui vuole togliermi dal mio obiettivo. Vuole distogliermi. Falli fail save. Se lo attivo, non posso attivarlo. Lì avevo visto un pulsante rosso. Sembra che non funzioni qua. Pulsante 2, io l'ho già premuto. Incorrect. Ma stiamo scherzando. Quanto tempo mi è rimasto? 32 secondi. 30 secondi. Batterie. Il pulsante rosso era qui sotto. Era qui il pulsante rosso. Ok, l'ho premuto. Incorrect. Re-enter passcode. Ma come? C'è una password? Qui giù forse. 1:34. Mi ha ridato del tempo. Prima erano 0:30. Oh, mi sono sbagliato. Oh, sto impazzendo. Narratore, cosa stai facendo, narratore? Mi sta trollando di brutto. Forse devo premere in successione i numeri 0142. Forse questi numeri, ma non c'è uno 0, almeno non l'ho visto. Qui c'è un 5. Proviamo a premere 5.
Ok, 5. Là sopra ho visto un 4. Forse dobbiamo fare 5, 4, 3, 2, 1. Questo di Stalin, questo videogioco possa essere superato, vinto, risolto. Rimarrò deluso? No, ci deve essere assolutamente un modo per... Uno spoiler. Quel timer non è catalizzatore per mantenere vivo. Sono i secondi che mancano alla tua morte, no? Bastardo, lo sapevo che era malvagio. 45 secondi. 45 secondi, ho fatto 5, 4. Il 3 dov'è? Qua c'è 1, 2. Il 3. Mi pare di averlo visto da queste parti. Ok. 3. Prima però volevo dare un'ultima occhiata qua. Goodbye employee 427. Addio. 25 secondi, ok. È la mia unica speranza. Se non funzionano quei pulsanti è finita. 21 secondi. 21 secondi, no. 2-1. Niente, non ha funzionato, non ha funzionato, merda! Mi ha chiuso! È finito! Forse devo tornare alla stanza e premere off. Forse è questo quello che devo fare. Sì, 3, 2, 1, non ce la farò mai!